Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi presento un gioco carino ma molto strano, vi devo dire la verità. Cioè, come idea c'è tutta, però il gioco è molto strano. Strano in senso positivo, eh. Allora, il gioco si chiama 60 Seconds, 60 secondi, ed è un gioco che si divide in due fasi, che ora appunto vi mostrerò. Apocalittico, ovviamente non ci sono zombie, non ci sono mostri. Si simula praticamente una guerra nucleare in America. Il panorama, tanto è sempre quello. La grafica ricorda un po', se vogliamo, anche il Pip-Boy di Fallout. Se vi ricordate le pubblicità con l'omino biondo che muoveva la testa. E praticamente, quale sarà lo scopo del gioco? Sarà: noi siamo una famiglia composta da quattro persone, marito, moglie e due figli. Il gioco inizierà che saremo dentro casa, ci verrà dato l'avvertimento che stanno per essere sganciate testate atomiche e quindi noi dovremo girare per casa, avremo 60 secondi, ecco perché il gioco si chiama 60 secondi, in cui dovremo razziare tutto quello che troviamo in casa, fucili, accette da mangiare, da bere, e la radio per sentire le informazioni, mappa e tutto quanto, e poi alla fine entrare dentro lo shelter, che ogni casa americana, no, lo sappiamo, ha uno shelter, almeno così ci fanno vedere nei film, entrare nello shelter ma prendere anche la famiglia, cioè buttare tutti gli oggetti che abbiamo preso, prendere la famiglia in 60 secondi e si passa alla parte successiva del gioco, ovvero non si potrà più tornare in casa, quindi la parte action è soltanto 60 secondi iniziali. Entriamo nello shelter all'interno e dovremo sopravvivere. Lì parte la parte più statica in stile libro game, dove ci farà vedere un libro che ci dirà le missioni da fare, quello che succede durante il giorno, le ferite che subiamo, razionare il cibo. Ogni volta la storia cambierà, quindi la cosa carina è che non sarà mai uguale. Tra l'altro, oltre a cambiare le scelte che faremo in gioco, quello che decideremo di fare nel libro: vuoi andare fuori a scavengiare? Sì, no, ti bussano alla porta, apri, sì, no, cose del genere, cambieranno tutta la storia. Quindi, secondo me, è un gioco molto interessante. Comunque, facciamo New Game. Atomic Drill è un tutorial. Tutorial di partenza, quindi fatevelo. Apocalypse è la vera prima modalità di gioco. Scavenge è un gioco, se vi piace più andare in giro appunto e scavengiare per la casa, quindi magari vedremo in altri video, ci sarà data più volte la possibilità di entrare in casa. E Survival invece è la parte finale, quella dove noi non vogliamo andare a scavengiare, ma soltanto fare la parte gestionale del gioco. Quindi scegliamo Apocalypse. Allora, Little Boy, Easy. Fat Man Normal, dobbiamo scegliere la difficoltà. Va sicuro, sembra un gioco stupido, ma non è tanto semplice, quindi mettiamo boh, normale, dai, proviamo con normale, vediamo un po' com'è. Inizia l'avventura. Water. Allora, ora partano i 60 secondi in cui, vedete, sta per partire il tempo, i 60 secondi in cui noi dovremo razziare qualsiasi cosa e buttarla nello shelter. Pronti? Le sirene, prendi. Mangiare, zuppa, acqua, prendi tutto. Corri, 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 corri nello shelter, butta tutto. Ok, prendi il bambino. Prendi il gioco. Dai, almeno si gioca un po' nello shelter, se no si impazzisce. Buttiamo tutto nello shelter. Salviamo la famiglia, perché se non salviamo la famiglia, il gioco ovviamente è finito prima ancora di partire. Salviamo la figliola. Veloce! Acqua. No rum, no rum. Cazzo. Buttiamo tutto dentro. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Madonna, già. Madonna, sta tavolino. Che schifo. Via. Dai. Zuppa. 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 E levati, cazzo di coso. Sto coso nel mezzo a rompere i coglioni. Non abbiamo preso ancora un'arma da fuoco. Levati, tavolino di merda. Fucile. Fucile. Dov'è la moglie? Dove cazzo è la moglie? L'avevo vista per un attimo. Nello shelter. No, 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 no. La moglie. Giorno 1. Ah no, c'è la moglie. Perfetto, l'abbiamo salvata. Allora, qui ci fa vedere tutte le cose che siamo riusciti a prendere. Quindi, poco, poco è male, ragazzi. Non ho preso nemmeno la mappa. Porca puttana, si parte malissimo. Senza mappa non si può andare a giro per la città a scavengiare. Però ho preso un fucile per difendermi, la zuppa, l'acqua e le carte da gioco. Cioè, siamo messi malissimo. Ho scavengiato a merda. Quindi parto al solito da schifo. Però almeno tutta la famiglia l'ho salvata. Allora, giorno 1. Sì, dice praticamente che dovremmo mangiare, dovremmo bere, dovremmo prenderci cura della famiglia. Ok, peccato che forse è tutto in inglese e nemmeno poi facilissimo alla fin fine. Ok, abbiamo 6 scatolette di zuppa e soltanto 2 di acqua. Cioè, ho fatto veramente schifo. Ho razziato a schifo. Vabbè, il primo giorno stiamo a digiuno e facciamo mangiare i bambini perché vedete.
una scatoletta e una bottiglia d'acqua basta per un giorno, però per dare da mangiare a tutta la famiglia. Quindi il primo giorno stiamo a digiuno e facciamo mangiare i bambini. Andiamo. Ah, ci sono molte cose che puoi fare. Ah, only so many nel tuo bunker. Perché non giocare a qualcosa per far divertire i bambini? Ma giochiamo a qualcosa. Giorno 2. Come vedete passano molto velocemente. C'ho già la barba incolta. Vedete la scatola di zuppa. E qui la roba inizia a scarseggiare. Merda, non ho preso la non ho preso la radio per sentire le informazioni. Abbiamo fatto un gioco. Cos'è? Falsità o verità, non so che gioco sia. Mangeremo qualcos'altro oltre alla zuppa? Io penso proprio di no. Abbiamo deciso che era il momento di smetterla di giocare. E mi sembra anche il caso. Bisogna stare calmi. Niente è successo di nuovo oggi a Mary Jane, che è nostra moglie. Ah, non c'è nient'altro da fare con Ted. No, Ted è il padre, dovrebbe essere. Va bene, va tutto bene così. Questa volta mangiamo anche noi. È finita già l'acqua, porca troia. Cioè, se non posso andare... Ah, vedete, non ho preso queste cose. Quindi dice... Allora, giocare con i cerini non è una buona cosa. Però potremmo fare qualcos'altro. Tipo, che ne so, accendere i cerini, ascoltare la radio o leggere tipo un giornale. E io non ho preso niente, quindi andiamo avanti. Malissimo, ragazzi. Le cose principali, tipo la mappa e la radio, non le abbiamo prese. Quindi effettivamente non sappiamo niente di cosa succede nel mondo esterno. E secondo me anche la figata del gioco, cioè, non hai preso la radio? E ora so cazzi tua, cioè, non sai se fuori la guerra c'è sempre, se ci sono le radiazioni, cioè... Sì, ci sono, però te non lo sai. Andiamo un po'. Ah, si è sviluppato un incendio. Siamo corsi ai ripari per spengerlo. Abbiamo spento il fuoco prima che procurasse danni. Mary Jane sembra che stia bene. E Timmy sembra che stia bene. Ah no, forse Dolores è la moglie. E Mary Jane è la bimba. Boh, ci ho capito poco. Ah, hanno trovato un gatto che mangiava un topo, che rincorreva un topo. Razionare ancora una volta. Io direi che oggi mangiano solo i bimbi e noi rimaniamo a digiuno. Ragazzi, altra cosa. This is terrible, non possiamo dormire. Abbiamo avuto problemi col sonno. E dice se non riusciremo a dormire qua sotto sarà un problema fare tutte le altre cose. 4. No, guardate i bimbi, merdosi, mio buono. Sempre guardate la moglie fare invecchiata di 20 anni in 4 giorni. Ci è rimasto 5 scatolette di zuppa e non c'è da bene, ragazzi. Però papà ha preso il fucile. Ah, stiamo fieramente ignorando i nostri sintomi. Stiamo provando a dormire almeno un'ora o due. Mary Jane è veramente stressata. Timmy sembra tutto a posto. Dolores è veramente, cioè Dolores è stressata. Cercheremo di calmarci un po'. Ragazzi, ora bisogna mangiare tutti. Però non c'è più acqua, ve lo dico. Cioè, l'acqua bisogna pisciarci in bocca a vicenda. Ah, ok. Non c'è niente di più sorprendente. Avete sentito bussare allo shelter. Quindi non alla casa, proprio allo shelter. Chi potrebbe essere? Dovremmo investigare per rischiare le nostre vite? Dobbiamo rischiare di aprire la porta? Sì o no? Io direi di sì, perché non abbiamo più acqua. Speriamo che sia qualcuno che venga a portarci qualcosa. Giorno 5. Radiazioni. Cos'è successo? Abbiamo aperto la botola. Ah, ma non c'era nessuno. Ah, bastardi schifosi, tipo che danno noia e rompono i coglioni alla gente durante l'apocalisse. Mary Jane non è preoccupata. Oppure non lo sta semplicemente dicendo. A discapito delle circostanze, sembra che Timmy sia veramente coraggioso. Dolores non ce la farà ancora senza acqua. Se Ted non verrà ancora, non durerà a lungo. Ragazzi, non ce n'è di acqua, cosa vi posso dire? Mangiate, che poi viene più sete ancora, no? Mangiando. Qualcuno? Qualcuno manca? Andiamo, fanno un check. Ah no, fanno un check delle cose che ci sono. Strange noises in our pipes, check. Ellie shells outside, check. Fanno un check di tutte le cose che fanno. E Dolores non sta parlando per un po'.
C'è qualcosa di veramente strano. Parlare con lei sarà una buona idea. Certo che ci parliamo. Ragazzi, siamo al sesto giorno e siamo messi male. Sempre peggio. Guardate, ha disegnato un omino sul muro con l'accetta e l'albero. Allora, parlare con Dolores ha aiutato a risolvere alcuni dei suoi dubbi. Ora si sente molto meglio. Mary Jane ha veramente tanta sete. Timmy preferisce il succo di mele. Non c'è nient'altro. Oddio, perché qualcuno ha disegnato un omino che si spara in testa? È un brutto presagio. Reazioniamo ancora. Ragazzi, mi dispiace papà, non ho preso l'acqua. Ancora sotto, missioni opzionali. Non le posso fare perché ragazzi, non ho ruscolato un cazzo in casa. Il problema è semplice. Se non ci laviamo, ci ammaleremo. Ma molto. Puzziamo da morire qui sotto. C'è un odore di merda. No, perché non fare qualcosa per risolvere il problema? Tipo munizioni, sparassi? No, non abbiamo un cazzo. Abbiamo anche il fucile scarico, porca troia. Ma sembra The Road, il film con Viggo. Guardate, brutto, cioè guardate il bimbo con la malattia, la figliola bruttissima, il babbo giallo è diventato cinese e la mamma, boh, un Tremors. Ok. Le parole sono... No, il mondo è finito, no, le parole, scusate. Chi se ne frega di farsi la doccia? Suspicious looking, stanno iniziando ad impazzire. Devo trovare qualcosa da bere, ma esci dalla botola, stronzo, se no... Devo trovare dell'acqua. Ted è veramente ammalato. Ah, tra l'altro non abbiamo nemmeno preso i kit di cura, ragazzi. Quindi non possiamo nemmeno curare. Proprio la fuga degli stronzi abbiamo fatto. E noi continuiamo a mangiare. Non si beve ma si mangia. Oh, almeno la pancia è piena. Cioè, tre giorni, quattro giorni non si beve. Allora, fino a che abbiamo food and water, possiamo stare chiusi qui dentro. Ma sarebbe il caso di andare fuori tipo esplorare. Sentiamo la radio. Non abbiamo la radio. Porca puttana. Uno schifo totale, ragazzi. La fine. Morti! Il papà è morto, la mamma si è sgonfiata, la figliola è diventata scema tipo una gallina e l'altra figliola con la zuppa in testa. Cioè, quanti cazzo di giorni siamo durati? The end. Ecco, molti giorni, troppi giorni senza bere e siamo morti. Ted è morto di disidratazione. Se avessimo avuto qualche drop in più di acqua ce l'avremmo fatta. E non abbiamo avuto una radio e cose del genere, quindi è finita male. Sopravvivere all'apocalisse non è una cosa facile. Ve l'ho detto, sembra una cazzata il gioco, ma non sono tanti 60 secondi, per ruscolà in casa. Allora, ci rifà tutta la storia degli 8 giorni. Giorno 1, tutte avanti eravamo salvi. Giorno 2, il mondo era in fuoco, in distruzione. Giorno 3, non abbiamo dormito. Giorno 4 siamo stati visitati. Giorno 5 abbiamo perso la comunicazione via radio. Giorno 8 Dolores è morta di disidratazione. Ted è morto di disidratazione. E abbiamo perso. You perished. Ragazzi, questo era 60 secondi. Ve l'ho detto, un gioco strano, ma nel bello della parola. Perché comunque è strano, cioè, il sistema. Avete visto, all'inizio bisogna... Cioè, mette un'ansia in quei 60 secondi che bisogna prendere tutte. L'avete visto, si può fare una volta sola. Abbiamo visto che dimenticandoci di mappa e radio lo prendiamo bene bene nel culo, perché sono le cose più importanti. Se arriva una comunicazione dall'esercito, noi ce la perdiamo. Ragazzi, che dire, figata. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Se volete altri gameplay, lo sapete, fatemelo capire con tanti commenti e tanti like. Se ovviamente questo video qui avrà un bel successo, tantissimi like, mi farete capire che vi piace e farò appunto altri video. Ragazzi, fatevela prendere bene, il gioco uscirà fra qualche ora su Steam. Non so ancora prezzo, non so ancora niente, perché mi hanno mandato una chiave promozionale. Però secondo me ci sta tutto, è carino anche come grafiche e meccaniche. Fatevela prendere bene, ciao. Piangi, piangi, 8 giorni.